Sollecitare il MISE, la Regione Campania e il Sindaco di Battipaglia a continuare nella battaglia sindacale per la ripresa e la reindustrializzazione della Treofan di Battipaglia e la richiesta di tutti i lavoratori dell'RSA, le segreterie provinciali di FILCTEM, CGL Battipaglia, FEMCACISL Salerno e WILTEC Salerno, che ieri pomeriggio hanno incontrato le segreterie nazionali presso la sede della CGL di Salerno in via Manzo. L'incontro di ieri coincide con un anno esatto dal fermo del. Della produzione quando è stato fatto il taglio dell'ultima bobina per i lavoratori dell'azienda di battipaglia che da un anno è stata comprata dalla multinazionale indiana jindal pesa il macigno del mese di marzo quando scadrà la cassa integrazione dobbiamo sollecitare ancora una volta Diciamo le istituzioni, quindi il Mise eh, in primis, eh, per esempio anche voglio dire, la regione, il, il sindaco che all'inizio è stato a fianco a noi, poi in questi ultimi diciamo, 12 mesi, eh, ovviamente anche per altre vicende, eh, diciamo non, è stato, non ci sono stati così vicini. Quindi la, sol, diciamo, la sollecitazione che noi facciamo è di continuare nella battaglia sindacale. Eh, Diciamo che la proroga della cassa integrazione... È l'ultimatum. Noi vorremmo sentir parlare di, di altro, ovviamente, quindi di una reindustrializzazione, di una ripartenza, di una ripresa. Questo è quello che il sindacato vuole eh, per i lavoratori che noi, ovviamente, rappresentiamo. Il problema è che manca l'interlocutore principale, quindi l'azienda, quindi la proprietà, per capire se c'è la volontà di trovare una soluzione, soprattutto per come si era individuato negli accordi sociali, di una reindustrializzazione. Dell'impianto e del sito di, di Battivaglia. Quindi, sicuramente, siccome il tempo ormai è veramente tiranno, mancano soltanto tre mesi. Alla scadenza della cassa integrazione di dare una svolta, quindi un'accelerazione un anche e soprattutto all'avvertenza, con la speranza e con l'obiettivo che Treofan si, si faccia viva perché senza interlocutore è un'avvertenza veramente complicata e non abbiamo difficoltà nel interloquire per avere diciamo così, un accordo. Con l'azienda eventualmente per una proroga di cassa integrazione che al momento ci sembra l'unica soluzione praticabile per poter guadagnare un po' di tempo in, in funzione di una possibile reindustrializzazione. Eh, bisogna che però anche la politica non si limiti al passaggio, eh, ma eh, assuma degli atti eh, formali, come è stato fatto per altre vertenze, nei confronti di questa multinazionale.